più parti vengo sollecitato a dire qualcosa su che cosa sta succedendo in città, perché spesso molti lagnano il fatto che c'è molto silenzio, poca comunicazione da parte dell'attività amministrativa, e quando si parla di questo non si parla degli interventi, dei servizi, no? Di quello che può accadere. Oggi sono stati riaperti gli uffici di Riscossione Sicilia e quant'altro. Questo vabbè, io capisco perfettamente che tutti attendono di sapere questa benedetta situazione finanziaria del Comune di Caltagirone, quando e come può avere questa svolta. Vero è, l'amministrazione negli ultimi mesi si è trincerato proprio probabilmente per una questione di dare fatti concreti e non parole soltanto, in un non spiegabile, diciamo, silenzio. Ecco, forse qualcuno nei mesi passati ha parlato un po' troppo ottimisticamente, il sindaco Ioppolo probabilmente ha ritenuto opportuno mettere un po' la sordina. Su questo, per certi versi, non che lo stiamo assecondando, ma comprendiamo che la cosa più importante è quello di uscire fuori da questo pantano, perché di questo si tratta, questa situazione disastrosa che ha ereditato la città, quindi il nuovo sindaco Gino Ioppolo, da questo ultimo quinquennio che va dal 2012 al 2016. Siamo senza bilancio, l'unico comune d'Italia che si trova in questa situazione, lo ribadiamo così ai più per ricordarlo che non siamo usciti fuori da questa situazione. Allora, ecco, abbiamo cercato di mantenere un po', di fare meno pressione, ecco, mediatica, pur nella consapevolezza che qualcuno sta lavorando, qualcuno sta adoperandosi, qualcuno sta agendo, diciamo, concretamente, sapendo che abbiamo a che fare comunque con dei professionisti. Stiamo parlando di l'onorevole Gino Ioppolo, che è persona che conosciamo tutti, non è un inventato, diciamo, ecco, è una persona di cui ci si fida, perché lo conosciamo intanto personalmente da circa 40 anni, lo conosciamo politicamente oltre che professionalmente, sappiamo chi è, e quindi sappiamo che, avendo lui la guida della macchina amministrativa della città, sta agendo, e sta agendo con la consapevolezza del ruolo e della difficoltà che la città che amministra quotidianamente deve affrontare, lui come protagonista. Quindi non abbiamo voluto assolutissimamente imprimere nessuna pressione mediatica, proprio per la certezza di questa professionalità e di questa dedizione al mandato pubblico amministrativo che la città gli ha affidato. Quindi, che fosse stato risolto tutto nei primi 2 mesi o 3 mesi, ma forse un po' troppo ottimisticamente, era tanta la speranza e tante le attese che qualcuno si lasciò andare in dichiarazioni molto ottimistiche. Così non è stato. Vuoi un po' anche per gli aggiornamenti che il Ministero di volta in volta ha dovuto fare alla macchina burocratica, e quindi conseguenzialmente riadeguare tutto il lavoro fatto o il lavoro non fatto dagli inchippi di carattere burocratico della macchina burocratica comunale o tecnologica obsoleta che ha il Comune di Caltagirone. Di questo si tratta. Però io so, ormai la città è piena, sappiamo tutti che venerdì scorso il sindaco con l'assessore Giaconia, in compagnia del ragioniere generale, si è recato, e aggiungo anche con un esperto di un'azienda molto rinomata, privata, si è recato al Ministero degli Interni a confrontare il progetto che i tecnici, l'assessore Giaconia, ha messo in atto per mettere in condizione per uscire fuori da questo pantano. Ecco, le notizie erano più o meno positive, al punto che stamattina, anzi no, ieri c'è stata già una prima riunione di giunta dove sono stati approvati alcuni passaggi che dovevano essere portati in consiglio comunale oggi, ma
si sono bloccati stamane in prima commissione perché le forze politiche ovviamente vogliono avere contezza di quello che stanno, di quello che gli viene sottoposto. Giusto anche questo, per cui so che in Consiglio Comunale stasera è stato dato l'opportunità, è stato più convocato perché era già convocato. Si pensava che esitassero appunto il passaggio di questo riordino dei numeri del 2014 al 2015, li semplifico così, è inutile che scendo negli aspetti tecnici, anche perché io un tecnico non sono e correrei il rischio di dire castronerie, per cui per dire ecco che oggi in Consiglio doveva esserci questo primo passaggio in Consiglio per poi andare passare subito ai revisori dei conti e alla prima commissione. Però pare che c'è stato un intoppo per cui oggi in Consiglio, che era stato convocato per le 18.30, presso la parola l'assessore Massimo Giagonia, sta spiegando o ha spiegato un po' le procedure che si intendono perseguire, poi proprio perché si vuole fortemente uscire fuori da questo pantano, il Consiglio pare che sia stato riaggiornato per sabato mattina. Questa tempistica serve ovviamente, capisco che probabilmente davanti a tanto tempo dice una settimana in più, 10 giorni in più o 15 giorni in più non cambia niente, però probabilmente nell'attesa, nella speranza, nell'auspicata del sindaco Ioppolo ogni momento, ogni ora diventa importante per cercare di uscire fuori da questo pantano, per uscire fuori da questo incubo che la città sta vivendo. Ecco, sono ore frenetiche, non stiamo facendo nessuna pressione mediatica perché ci sembra giusto, avendo, ripeto e mi ripeto, la consapevolezza che persone serie, professionisti, seri professionisti e seri politici sono al capezzale di questa nostra città. Ecco, fare la premura, no, tutti tifiamo perché Ioppolo riesca a tirarci fuori da questo problema, ce lo auguriamo, ce lo auspichiamo. Ieri pomeriggio vedere la città qui dalle 17.30 mi ha fatto un'impressione di quella terribile, non c'era un'anima in giro. Vuoi per il cattivo tempo, ma non c'era un'anima in giro. A me capita poi di uscire dallo studio sempre verso dopo le 21, le 21.30, le 22, non c'era anima in giro, ma dalle 17.30, dalle 18 di pomeriggio, e tutti i pomeriggi è così, tutti i pomeriggi è così. Una città spenta, una città che non sta avendo quasi la forza di reagire, c'è soltanto la consapevolezza di questo dissesto, di questo disastro, il dissesto ormai archiviato perché è stato dichiarato al 31 dicembre 2011, la terna che ha gestito il dissesto ha finito il lavoro, ha deliberato la chiusura di tutti i procedimenti, ecco, quindi voglio dire, a questo punto bisogna soltanto guardare avanti significa sistemare il dopo dissesto, il secondo dissesto che ha dichiarato appunto, che ha conclamato il sindaco Bonanno allorquando dichiarò il primo dissesto al 31 dicembre 2011, ma poi non si attivò per mettere in atto gli strumenti per far ripartire la macchina amministrativa. Ecco che abbiamo una mancanza dal 2012 al 2016, di questo si tratta. Ioppolo sta facendo questo sforzo, io credo che la città gli deve stare vicino perché tutti abbiamo, tutti indistintamente abbiamo l'interesse a uscire fuori da questo pantano, nessuno è escluso da questo, neanche le forze di opposizione. È chiaro che in Consiglio i ruoli ci sono, ma perché ognuno risponde anche tecnicamente, quindi auguriamo buon lavoro al sindaco, a tutto il suo entourage, auguriamo buon lavoro alla giunta comunale, auguriamo buon lavoro al consiglio comunale, ai revisori dei conti, alla prima commissione che stanno allegramente lavorando per cercare di addivenire subito, diciamo, alla soluzione di questo problema.
Fin qui questo è il mio ruolo, quindi nessuna reticenza, nessuna difficoltà ad affrontare l'argomento, solo ecco, la consapevolezza comunque che ci sono dei professionisti che hanno da perdere, sia come tecnici sia come politici, perché di questo è chiaro che oggi abbiamo quantomeno la consapevolezza di avere il meglio che la città, la democrazia ha chiesto che ci sia. E indubbiamente l'onorevole Joppolo, sindaco della città, è uno che ci garantisce da questo punto di vista. Io sono fiducioso, ma non può essere altrimenti. Tutti dobbiamo essere fiduciosi, tutti dobbiamo tifare affinché l'amministrazione riesca subito a tirarci fuori da questo pantano. Allora, andiamo a iniziare la trasmissione. Iniziamo con l'ingegnere Francesco Caristi, assessore comunale al Comune di Caltagirone. Parleremo anche di questo, ma anche di altro. Poi apriremo una pagina su, una finestra, c'è sempre l'aria buona, a Mineo, con Mineo che in questi giorni è tornato all'attenzione della stampa provinciale, l'ha richiesto un rinvio a giudizio, ma non di natura istituzionale per il CAR, allegato e quant'altro, ma perché una richiesta di rinvio a giudizio perché il sindaco pare che abbia disatteso una petizione popolare firmata da circa 1000 più abitanti di Mineo. Succede anche questo. Io non pensavo che potesse esserci, ma invece c'è la richiesta di rinvio a giudizio. E poi perché proprio di qualche ora fa c'è stata la dimissione di due degli assessori della giunta di Mineo e una è stata sostituita, ma ne parleremo con i nostri ospiti, quindi il punto di vista è l'avvocato Federico Bizzini. State con noi, ci vediamo dopo.